Abbiamo il piacere di avere a Selinunte, presso l'Hotel di Meta, Paola Dell'Aira, ed è presidente di Italia Attiva, un partito diciamo, nuovo che si sta affacciando alle cronache politiche dell'Italia. Diciamo, se vogliamo dare subito una connotazione, vicino anche alla Lega. E chiaramente gli chiediamo, ma cosa è venuto a fare a Selinunte? A Selinunte sono venuta perché ho uno zoccolo duro del nostro partito, e dove ho la mia referente che è Loredana Calcagno, che è il segretario provinciale di Italia Attiva, perché stiamo sviluppando tutto il territorio, soprattutto nell'area del Trapanese, perché è un'area che restava abbastanza scoperta. Stiamo cercando di lavorare insieme alla Lega per rafforzare tutto ciò che riguarda il Sud Italia. Abbiamo partecipato alle competizioni elettorali presentando liste civiche per ogni comune che ha partecipato a queste ultime amministrative e stiamo cercando di lanciare un progetto nuovo che raccolga un'idea di un centrodestra liberale che possa essere un'alternativa a quella che è stato fino ad ora il Forza Italia, Fratelli d'Italia o anche la Lega Ma lei stessa. viene da un po' da Fratelli d'Italia. Militato in Fratelli d'Italia. Per un periodo sono stata vicino alle loro idee, alla loro posizione politica e ai loro gruppi politici, non in maniera, come dire, non in maniera assolutamente impegnata, ma ho partecipato a diverse campagne elettorali, soprattutto nel territorio pugliese piuttosto che nel Lazio. Ma lei è siciliana in fondo? Sì, ho il papà siciliano e ne sono orgogliosa. No, perché già parlando di Lega, parlando di Sicilia, c'era qualcosa che bisognava mettere un po' a posto. Ma io credo che il Sud, alla fine, dico anche i risultati elettorali nazionali hanno dato questo segnale forte alla nazione, che il Sud, insomma, ha finito di non credere anche in Salvini, soprattutto le sue idee che sono forti, sono diventate dei cavalli di battaglia, la gente non ne può più. Io sono convinta che il Sud non vada più strumentalizzato, perché alla fine ogni partito politico che ha sempre denigrato il Sud, poi alla fine si ritrova a fare le sue migliori campagne elettorali, perché purtroppo è una realtà che il Sud viene perennemente lasciato nello stato di bisogno e questo stato di bisogno è lo stato che poi porta il maggior numero di elettorato alle urne. Tant'è vero che la differenza di affluenza alle urne tra nord e sud è sempre stata notevole. Per cui diciamo che adesso il sud ha bisogno di una sua espressione, di una sua collocazione, di una sua progettualità e non solo, non deve essere più soltanto strumento per prendere voti per ogni partito politico. In buona sostanza lei è in campagna elettorale. Io sono sempre in campagna elettorale da quando sono nata. Dico, è in Diciamo Sicilia che io sono in una patriottica, amo il mio tricolore e quando la gente mi dice chi te lo fa fare, ma me l'ha sempre detto chi te lo fa fare al di là del mio lei c'ha la partito. faccia un po' di Alleanza Nazionale. Io sono sempre stata di destra, sì, abbiamo sempre militato nell'MSI, Alleanza Nazionale, siamo sempre Allora stati di io non lo destra. conoscevo, però insomma, lo spirito patriottico. Sì, devo dire che io adoro il mio tricolore e diciamo che darei la vita, oltre che per mio figlio, per il mio paese. E penso che debba essere il motore che deve muovere tutti i giovani che oggi fanno politica. Ecco, è difficile che i giovani facciano politica, secondo lei c'è un avvicinamento o un distacco da parte dei giovani nella politica? E come recuperarla I eventualmente? giovani amano il loro paese, hanno voglia di stare a casa loro, è giusto che stiano a casa loro, è giusto che facciano politica in maniera sana, in maniera diversa, con proposte nuove, perché è la nostra patria, è la nostra terra e noi dobbiamo lavorare per casa nostra, perché sicuramente il momento è difficile, però se andiamo via tutti, Certo. insomma. Lei è venuta in Sicilia chiaramente per un progetto a medio e a lungo termine. Beh, senz'altro, il progetto deve essere necessariamente a medio e lungo termine perché le cose si costruiscono un pochino alla volta. Non abbiamo pretese di arrivare su un territorio e come dire, occupare spazi enormi, ma piano piano costruiremo in maniera concreta, soprattutto integrando i giovani, perché la cosa che a me interessa è coinvolgere quella parte di elettorato che ormai è disamorato e non va più a votare. Lei conosce la situazione di Castelvetrano? E ne sto sentendo parlare. Mi sto informando, E che idea si sta sicuramente. facendo? Ah, mi sto facendo ne nessuna idea particolare. È un paese come tanti altri che ha le stesse difficoltà di tanti altri paesi. Purtroppo la Sicilia ha un'onta che, come dire, penalizza Sa spesso e che è volentieri i commissariata candidati. Sì, Castelvetrano? lo so molto bene.
Ma spesso e volentieri in Sicilia si incorre in queste problematiche, perché purtroppo sono anche territori caldi ed è difficile amministrare, ma lo è nelle grandi città come sicuramente lo è in questi territori. È più facile infangare tutti i siciliani o i castelvetranesi lavoratori piuttosto che dire c'è una parte mafiosa e la maggior parte invece che lavora seriamente. Senta, io le dico che la Sicilia è una terra meravigliosa e i siciliani sono delle persone splendide, credo le migliori che ci siano in Italia. Sono persone operose, di grande intelligenza, di grande accoglienza, di grande cultura. La Sicilia è un paese che ha bisogno di dare le sue risposte. Penso che l'elezione di Nello Musumeci sia stata veramente una chiave di volta per un cambiamento reale. Penso che questo presidente darà di nuovo grande dignità alla Sicilia. Abbiamo tutti lavorato perché lui venisse eletto nel migliore dei modi e penso che piano piano questo lavoro andrà chiaramente di riflesso riportato sui territori. Chiaramente la zona di Castelvetrano è una zona che, come dire, per storia è sempre penalizzata, ma sicuramente, voglio dire, non si può fare di tutta l'erba un fascio. Io credo che ci siano amministratori validissimi che possano riportare grande dignità a Castelvetrano. Sicuramente ci sarà da fare un lavoro particolare. Come dire, ha già qualche contatto nella zona, magari qualche politico che lei conosce al quale avvicinarsi per cercare di far entrare questa nuova realtà politica, o ancora troppo presto?